Buongiorno, sono Reggiani Leonardo, amministratore e socio lavoratore della Reggiani SRL insieme ai miei due fratelli Riccardo e Federico. Siamo un'azienda, la Reggiani Visual Printing, nata nel 1998 e inserita gradualmente all'interno del mondo del digitale grande formato. I nostri campi di intervento sono particolarmente quelli della grande distribuzione organizzata e quelli degli allestimenti grafici di punto vendita in generale e delle fiere. L'idea di inserire in azienda HP è l'idea di industrializzare, di automatizzare sempre di più le produzioni per creare un mercato più maturo dal punto di vista dei prezzi di vendita e delle economie in generale. Cosa vuol dire? In Italia siamo abituati a un mercato del digitale grande formato in cui il prezzo del prodotto all'utilizzatore finale non è costruito tanto su costi della materia prima, costi della trasformazione e giusto utile ricarico aziendale, ma è fatto ancora, fra parentesi, in maniera un po' vecchia ed obsoleta, su parametri del metro quadrato. Anche dall'esperienza dell'offset abbiamo fatto un ragionamento che è il seguente: strutturiamo l'azienda con delle tecnologie in grado di dare alta produttività ed alta efficienza nella produzione per poter allineare il mercato del digitale a quello che è il mercato dell'offset e della serigrafia. Quindi digitale non a sostituzione dell'offset, non a sostituzione della serigrafia, ma il digitale che deve diventare e maturare per avere i volumi di produzione che sono propri dell'offset e della serigrafia. In particolare abbiamo inserito in azienda l'FB7500 che potete vedere alle mie spalle, proprio perché in un'unica macchina dà elevata produttività, grande flessibilità, perché su questa macchina possiamo stampare dal flessibile al rigido, quindi all'interno di una tecnologia andare a cercare la poliedricità e la flessibilità del mercato, però con elevata produttività. Inoltre abbiamo scelto nello specifico FB7500 e più in generale la filosofia HP per la puntualità del servizio di assistenza che abbiamo già riscontrato con TJ8300 e con XP5100. E in particolar modo, questa è una mia opinione, però penso che sia abbastanza diffusa, è l'unica azienda che ha saputo dare un'impronta industriale alla produzione digitale grande formato.